Allora, innanzitutto perché Zanuso mi e ci ispira così profondamente? Sicuramente per la sua capacità di tenere insieme tutti i livelli della progettazione, dalla scala più grande a quella di dettaglio, e la capacità di tenere allo stesso livello l'architettura, il design, fino anche a considerare l'ambiente costruito in senso più ampio possibile. E penso che Coromandel sia il perfetto esempio della riuscita in una delle sue opere più importanti e forse meno conosciute di questo approccio. Nel 2016, quando ero coinvolto come centro studi della rivista Domus a fianco dell'allora direttore Nicola Di Battista, ho compiuto diverse missioni in Sudafrica e ebbi il piacere e il privilegio di andare a visitare questo luogo meraviglioso che è Coromandel e di visitare questa straordinaria opera di Zanuso che è la Coromandel Manor House, l'oggetto che trattiamo in questa pubblicazione, che spero avrete il piacere, diciamo, di contribuire a realizzare attraverso la campagna di crowdfunding. E Coromandel è stato così importante per me perché è stata, diciamo, la conferma di ciò che avevo studiato sulle carte in precedenza per fare questo articolo per Domus sulla Coromandel Manor House, vista sul posto. È talmente forte la relazione fra l'edificio e il luogo e fra un'idea di un luogo straordinario, fortemente voluto dalla committenza, questa coppia di amanti dell'arte e dell'architettura, Sydney Victoria Press, con diciamo, un architetto straordinario che allora si mise in gioco da Milano, andando in questo luogo sperduto nel Veld sudafricano, realizzando una delle opere più straordinarie che conosciamo diciamo, nel grande elenco di opere che ha realizzato in Italia e in tutto il mondo. Spero che avrete il piacere di darci una mano a realizzare questo piccolo sogno, di trasformare in un libro questa grande ricerca che stiamo portando avanti Edna Perez e io da diversi anni. Grazie.